Manuela Dviri, autrice di Un mondo senza noi, il suo ultimo libro pubblicato dalle edizioni PM con prefazione di Gad Lerner. Un libro nel quale tu, Manuela, racconti la storia, le storie delle tue famiglie di origine, a partire da fine Settecento, ma soprattutto negli anni della vergogna e dell'orrore, ovvero dall'approvazione delle leggi razziali fino al 1945. È un libro nel quale ci sono avventure, ci sono fatti, tanti personaggi e ci sono anche le reazioni degli altri italiani nei confronti degli ebrei, tra ingiustizie, cose terribili e alcuni giusti che hanno tenuto alta la bandiera dell'umanità in quel periodo così tremendo. Per esempio, leggendo il libro mi ha molto colpito la storia di Egidio Tiberti, questo artigiano milanese. Allora, la storia dei Tiberti, Egidio era il figlio, quello che ha scritto la storia, da cui ho ripreso l'avventura. Ne leggerò un pezzettino e poi vi racconterò cosa è successo dopo. Una normale famiglia nella Milano popolare del quartiere Stadera, che ufficialmente si chiamava quartiere 28 ottobre, ma era soprannominato Baia del Re, perché quando fu costruito era isolato dalla città come la Kings Bay, la base della spedizione artica di Umberto Nobile. Egidio Tiberti, la moglie Maria e il piccolo Renato vivevano del lavoro della madre, dipendente dell'istituto sieroterapeutico, e del padre, piccolo artigiano in bianchino e decoratore. In tempo di guerra il lavoro si era ridotto notevolmente, ma gli era rimasta la manutenzione all'albergo Turing, dove doveva correre immediatamente a ogni chiamata. Non c'era da scherzare, nell'albergo si era insediato il comando della Wehrmacht. Ebbene, a questi Tiberti succede una disgrazia. Arriva una signora ebrea di loro conoscenza con la madre, tale Giuliana Vaselli, che poi in futuro diventerà l'innamoratina di prima di mio padre, e si presenta con la madre e chiede aiuto. I Tiberti, brava gente, senza un soldo, vivevano di poco, non hanno il coraggio di dire di no e se li prendono in casa. E così inizia l'odissea della famiglia Tiberti, alla quale Giuliana Vaselli continua a portare amici e conoscenti ebrei a farsi aiutare per nascondersi, per mangiare, per trovare un materasso in cui posare la testa e così via, per lunghi mesi, durante i quali Tiberti sono disperati perché fanno fatica, ma non hanno mai il coraggio di dire di no. E hanno il coraggio di dire di sì. Hanno il coraggio di dire di sì. Io ho trovato questi Tiberti veramente una famiglia straordinaria. Infatti, molto più avanti, sono stati scelti fra coloro che hanno aiutato gli ebrei durante la Shoah e sono fra i giusti delle nazioni. Ma nella mia mente, a volte veramente stupida, mi immaginavo il giusto come un personaggio così un po' ascetico, intellettuale, sognatore. I Tiberti non lo erano certamente. I Tiberti erano persone molto concrete, ma fanno cose pazzesche per salvare questa gente. Vanno in comune come testimoni per dare nomi falsi, per creare carte d'identità false a tutta la famiglia. Quando Giuliana porta amici e conoscenti, in qualche modo li sistemano tutti, finché un giorno Giuliana arriva con un signore con un cappello nero in testa e ricciolini dalle due parti del viso, è difficilmente mascherabile. Difficilmente mascherabile. E il signor Tiberti gli dice: guarda, questo no, però del resto si salverà, perché se si è salvato la vita fino adesso continuerà ad avere una fortuna veramente fuori dal comune, e chissà se si è salvato o no, chissà. Questo non lo sapremo mai. Però non ci sono soltanto episodi così felici, ci sono anche cose terribili che peraltro rimontano anche ai danni precedenti l'approvazione delle leggi razziali e ci fanno percepire un antisemitismo strisciante anche prima dell'approvazione di queste terribili leggi. Penso all'episodio di tuo padre, Lello, appunto subisce questa umiliazione da parte della sua adorata maestra,
che dopo essere stata assente per un periodo da scuola torna e gli fa, diciamo, uno scherzo che ha tutt'altro che il sapore dello scherzo, ma piuttosto dell'umiliazione crudele. Tutti i bambini gli si affollarono intorno per darle il benvenuto e quando toccò a lui, Lello, avvicinarsi per salutarla, tremava dalla felicità, già pregustando l'attimo in cui avrebbe potuto starle accanto. Ma sentite come puzza di prosciutto il grembiule di Vitali, annusatelo e sentite. 60 anni dopo mio padre ricordava ancora lo sgomento del bambino Lello nell'attimo in cui l'oggetto della sua ammirazione si era rivolta con quelle parole, una smorfia di disgusto sul viso agli altri bambini. Del resto, lo racconta anche Primo Levi, era molto, in quegli anni usava fare il gesto dell'orecchio di porco, che poi Primo Levi racconta che in realtà è un gesto che ricorda il gesto dell'ebreo quando passano i rotoli della Torah alla sinagoga e prende un lembo dello scialle rituale e fa così verso, quasi tocca i rotoli. Questo gesto viene cambiato col gesto di mettere due dita dentro la giacchetta e fare l'orecchia di porco, come dire. All'ebreo sei un porco in realtà. E è un gesto che io non ho mai visto nella mia vita, ma lo vide mio padre e lo videro i cugini di mia madre, i Salmoni. E era un rito, scrivo nel libro, racconto nel libro, che si usava molto a quei tempi. E è un ricordo di infanzia comune a tanti bambini ebrei di quei tempi. Paola Salmoni, con la sua gran testa di capelli rossi e ribelli, e suo fratello Claudio, con i grandi occhi seri e attenti, si erano trasferiti da Ancona a Brescia, qui, al seguito del padre, salito al nord per lavoro. Paolo aveva 7 anni e fratellino 9. Porci ebrei, non conoscevano ancora nessuno, ma lungo la strada trovarono un gruppo di bambini che tenevano in mano un angolo della giacchetta o del cappottino e lo impugnavano contro di loro, che non sapevano neanche cosa volesse dire quel gesto, gridando quelle parole, porci ebrei. Allora Claudio sarebbe diventato sindaco di Ancona, Paola sarebbe diventata una grande architetta, Giovanna, la figlia di Claudia, di Claudio a sua volta sarebbe diventata con suo fratello Vittorio, un grande architetto, una grande architetta, ma a quel tempo erano solo quei bambini a cui si gridava porci ebrei. Già. Senti Manuela, per concludere, vogliamo alleggerire il tono e raccontare una storiella, visto che il libro effettivamente è un libro che fa commuovere, che fa riflettere, ma che in alcuni punti è anche molto divertente. Perché ci sono intanto le ricette di cucina di mia Di tua madre, che era madre. una straordinaria cuoca, e poi ci sono le barzellette di mio padre. Ma siccome non voglio raccontarvi le barzellette del libro, ve ne perché ve la dovete leggere, se no che Ce ne gusto c'è? racconti Ve un'altra, ne racconto un'altra. volentieri. Allora, un grandissimo rabbino muore e finisce l'aldilà. E Dio dice, si sieda vicino a me. E il rabbino dice, io? Dice, no, 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 assolutamente no. E allora Dio gli dice, ma sì, tu sei un rabbino pio, buono, hai fatto la carità ai poveri, hai digiunato 3 volte all'anno, sei un uomo straordinario, perché non dovresti sederti qui vicino a me? No, 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 ho una macchia, ho una grande macchia nella mia vita. E Dio gli chiede, ma che macchia puoi avere nella tua vita? Faccio fatica a dirlo, ma insomma, la verità è che mio figlio si è convertito. Dio. Tutto là, anche il mio. Grazie Manuela.